Buongiorno, allora sono le 11:12, quindi chiedo ai signori consiglieri di attestare la loro presenza e di prestare il consenso alla videoregistrazione della seduta. Buongiorno a quello presente, acconsento. Gli Con altri lei? consiglieri? Iguccia o Susin? Io, buongiorno, sono presente e acconsento, grazie. Buongiorno, sono presente e contento. Grazie, buongiorno a tutti. Constato la presenza del numero legale, dichiariamo aperta la seduta. Allora, Grazie, io di no, chi c'è scusa, iniziare? sì, Consigliere consigliere. Volante. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, collega Volante. 13 il collega Volante presente. Constata la presenza del numero legale, ripeto, abbiamo aperto la seduta. Abbiamo un atto che era la modifica della struttura dei piani farmaceutici, mi pare che dovevamo leggere, vero Giuseppe? Sì, perfetto. Va bene, lo Ok. metti a schermo per piacere. E allora, qui c'è la proposta. Revisione biennale della pianta organica delle farmacie del Comune di Palermo, anno 2020. Allora, il responsabile del procedimento è il dottore Ficili, la dirigente è la dottoressa Pennisi. C'è il parere del responsabile del servizio in ordine alla regolatura tecnica, che è la dottoressa Pennisi, e il capo area, che è il ragioniere generale e l'assessore Pian Piano. Ok, il dirigente ad interim del servizio igiene e sanità farmacie e mercati generali, in riferimento all'argomento e all'oggetto indicato, sottopone al Consiglio Comunale la proposta di delibera nel testo che segue. Oggetto: revisione biennale della pianta organica delle farmacie del Comune di Palermo, anno 2020. Il dirigente, visto l'articolo 2 della legge 475 del 2 aprile 68, ai sensi del quale ogni comune deve avere un numero di farmacie in rapporto a quanto disposto dall'articolo 1, al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, il comune, sentiti l'azienda sanitaria e l'ordine provinciale dei farmacisti competente del territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche ai cittadini residenti in aree scarsamente abitate. Visto che il numero delle farmacie spettanti a ciascun comune è sottoposto a revisione entro il mese di dicembre di ogni anno, pari, in base alla rilevazione della popolazione residente nel comune pubblicate dall'Istituto Nazionale di Statistica. Visto che l'articolo 1 della legge 475-68, così come modificato dalla legge 27-2012, ridefinisce il rapporto demografico per l'apertura di numero uno farmacia ogni 3.300 abitanti e stabilisce che la popolazione eccedente rispetto al parametro indicato consente l'apertura di una ulteriore farmacia qualora sia superiore al 50% del parametro stesso. Visto che l'articolo 4 della legge regionale 2/2016 stabilisce che entro il mese di febbraio di ciascun anno pari, su impulso della regione, ogni comune avrà il procedimento di revisione della propria pianta organica e che deve concludersi entro il mese di dicembre dello stesso anno, con l'adozione della pianta organica definitiva. Vista la nota protocollo 29.682 del 1 luglio 2020, con la quale l'assessore regionale alla salute richiede che gli esiti della valutazione compiuta rispetto a quanto disposto dalla legge 27/2012 avvenire entro il 31/12/2020. Vista la deliberazione 500 del 28 settembre 2018, con la quale il Consiglio Comunale ha dato mandato al
agli uffici amministrativi di curare la revisione del piano delle farmacie del 2018. Vista la delibera 5 del 2020, con la quale il Consiglio Comunale ha proceduto alla revisione del piano farmacie 2018, con l'insediamento di due nuove farmacie nel territorio cittadino, sulla base dei dati forniti dall'Ufficio Statistica del Comune di Palermo, che in data 23 maggio 2019 aveva attestato, in base al rapporto individuato per legge, popolazione 3.300. Le nuove sedi farmaceutiche da poter insediare in città ammontano a due unità. Per... Come abbiamo già chiamato? Per un totale quindi, di 200 farmacie dovute alla sommatoria di 170 farmacie preesistenti, delle 29 già autorizzate all'apertura del piano farmacie 2014 e delle altre due da assegnare. Considerato che tuttavia una sentenza 93/2021 attualmente in fase d'appello del CGA, il TAR Sicilia ha annullato la derivazione 5/2020 con l'unica motivazione della mancata acquisizione dei pareri obbligatori e non vincolanti resi dall'azienda sanitaria provinciale e dell'ordine provinciale dei farmacisti. Ciò non riferimento alla previsione di legge di cui all'articolo 2 della legge 475/68 che così dispone: ogni comune deve avere un numero di farmacie in rapporto a quanto disposto dall'articolo 1, al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico. Il comune, sentiti l'azienda sanitaria e l'ordine provinciale dei farmacisti competente del territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un'equa distribuzione del territorio, tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate. Ritenuto tuttavia che tale assunto non corrisponda alla realtà dei fatti, poiché i suddetti pareri erano già stati chiesti in occasione di una conferenza di servizio indetta dal dirigente pro tempore con nota 158.306 del 27 febbraio 2019, che si allega, con la quale l'ASP e l'ordine dei farmacisti erano stati invitati a partecipare ad un tavolo tecnico nel piano farmacie 2018 programmato per il 19 marzo 2019, con la specificazione che la riunione era indetta per quanto normato dal decreto legislativo 1/2012 al fine di sentire gli enti nella tematica delle farmacie propedeutica ad individuare le zone ove allocare nuove farmacie. Tale riunione era stata inoltre preceduta dall'invio della planimetria con la localizzazione delle nuove farmacie da autorizzare. Nota 162.291.36 dell'8 novembre 2018. A tale riunione l'ASP non si era presentata. Preso atto inoltre che con la nota 770.989 dell'11 giugno 2019 che si allega, il dirigente pro tempore aveva convocato un'ulteriore conferenza di servizi per il 19 giugno 2019 per definire gli atti del piano farmacie 2018, precisando espressamente che non sono previsti ulteriori rinvii, per cui si intenderà positivamente evaso l'obbligo di sentire le parti. Anche a tale riunione l'ASP non si era presentata, argomentando che nessuna indicazione relativamente al piano farmacia predisposto dall'amministrazione comunale viene esplicata nella stessa. A tale affermazione il dirigente pro tempore aveva assicurato che ogni incombenza derivante dal piano farmacia 2018 verrà assolta durante l'incontro programmato per il 18 corrente mese.
allorquando questa amministrazione procederà a sentire l'ordine dei farmacisti e l'ASP. Ritenuto inoltre che i suddetti pareri sono stati ulteriormente richiesti dall'ufficio con nota 63.0894 del 29/11/2019, sono pervenuti in data 9 dicembre 2019 e 13 dicembre 2019, quando già la deliberazione è stata inviata al Consiglio Comunale. Considerato tuttavia che il parere negativo reso dall'Ordine Provinciale dei Farmacisti in data 9 dicembre 2020 non poteva e non può essere condiviso, atteso che i rilievi mossi in merito alla mancata perimetrazione ed alla mancanza di par coincidio dell'attribuzione delle aree di pertinenza di ciascun farmacia sono superati proprio utilizzando il criterio adottato dalla zona di riferimento che indica l'ambito territoriale di insediamento, come chiaramente si evince dalle planimetrie allegate alla deliberazione. Considerato altresì che anche il parere negativo reso dall'azienda sanitaria provinciale in data 13 dicembre 2020 non poteva e non può essere condiviso, atteso che i rilievi posti in merito alla scelta dei quartieri in cui sono state create le nuove farmacie sono superati utilizzando il criterio della circoscrizione, così come prescritto dalla deliberazione del Consiglio Comunale 500/2018 ed all'interno degli stessi preferendo i quartieri di transito ad alto traffico con maggior collegamento con i comuni. Considerato pertanto che la procedura seguita del piano farmaceutico 2018 corrisponde alla prescrizione di legge istituzione delle due sedi farmaceutiche ivi contenuta da considerarsi a quella della pienamente regolare e legittima, essendo basata sui dati comunicati dall'ufficio statistica con la mail del 23 maggio 2019 che rilevavano in 663.401 unità il numero di cittadini residenti cui corrispondono in base al rapporto 1-3.300 numero 201 sedi farmaceutiche. Visto che successivamente l'ufficio statistica con nota 124.778.11 del 30 ottobre 2020 ha presentato che il numero di farmacie nel comune di Palermo, dato il rapporto tra la popolazione residente nel 2019 al parametro demografico, deve essere pari al numero 199. Ravvisata pertanto l'opportunità di procedere alla riduzione della pianta organica nell'anno 2020, stante la diminuzione della popolazione residente rispetto al dato di cui alla citata deliberazione 5 del 2020. Visto che il Dipartimento Farmaceutico dell'ASP, con nota 62.013 del 30 novembre 2020, ha suggerito l'abolizione di una delle due sedi farmaceutiche istituite, con la delibera del Consiglio Comunale 5/2020, dato che la stessa non è in atto assegnata né oggetto di interpello. Ritenuto inoltre che la 200ª sede farmaceutica autorizzata con la deliberazione 5/2020, annullata dal TAR ma in fase di appello, è quindi ancora sub iudice, non può essere soppressa stante il costante orientamento giurisprudenziale che statuisce, laddove il bando del concorso straordinario non preveda l'affatto il negativo andamento demografico tra le possibili cause di soppressione di una delle sedi a concorso. Consiglio di Stato 13 dicembre 2018 numero 7033. E che l'obbligo di scusate, mi inserisco. Buongiorno a tutti, io presente. Buongiorno, vicepresidente. 11:27. Buongiorno.
La popolazione al di sotto dei parametri dell'articolo 2, 1, numero 475, è da riferirsi alla solo sedi previste e non siano ancora state assegnate, e quindi la riduzione delle farmacie in pianta organica non comporta la soppressione delle sedi farmaceutiche già assegnate, ma potrà avere l'effetto eventualmente solo se la sede sia vacante e non assegnata. Considerato pertanto che nell'anno 2020 le sedi farmaceutiche da confermare ammontano al numero 200, dare atto che la nota 138.077.89 del 3 dicembre 2020 è stata chiusa all'ordine dei farmacisti della provincia di Palermo e al Dipartimento Farmaceutico dell'ASP di Palermo. Il parere obbligatorio e non vincolante in merito al presente progetto di revisione della pianta organica. Dare atto che la nota 202.000.000714 dell'11 dicembre e numero 65.072 dell'11 dicembre 2020, allegati all'Ordine dei Farmacisti della provincia di Palermo e il Dipartimento Farmaceutico dell'ASP di Palermo, hanno espresso parere favorevole alla proposta di delibera. Ravvisata inoltre la necessità che gli uffici competenti, cioè Servizio di Igiene e Sanità Farmacie e Mercati Generali, l'Ufficio Statistica e il Servizio Urbanistica, predispongono una cartografia aggiornata delle farmacie esistenti nel territorio comunale, effettuando uno studio intenso e rendere omogenei i criteri di determinazione delle sedi farmaceutiche e verificando la corrispondenza tendenziale delle medesime alla densità demografica della popolazione, al fine di realizzare eventualmente un piano di ricollocazione delle farmacie finalizzato all'omogeneità territoriale del servizio farmaceutico del Comune di Palermo, nell'ottica di rendere un servizio migliore alla città, sia pure nel rispetto delle esigenze delle categorie. Ritenuto che, per realizzare un piano quanto più possibile razionale, occorre la collaborazione dei soggetti istituzionalmente proposti alla materia e che la legge stessa chiama a rendere parere, seppure non vincolante, in ordine ai piani delle farmacie, l'ASP, Dipartimento Farmaceutico, e l'Ordine Professionale dei Farmacisti, richiamati il RD27, testo unico della legge sanitaria, l'RD, approvazione del regolamento del servizio farmaceutico, la legge 8 marzo 68 21, provvidenza a favore dei farmacisti rurali, la legge 2 aprile 68 475, norme concernenti il servizio farmaceutico, il DPR 21 agosto 71 numero 1275, regolamento per l'esecuzione della legge 475-68, la legge 8 novembre 91, norme di riordino del settore farmaceutico, decreto legge 4 luglio 2006 numero 223, convertito con legge 4 agosto 2006 numero 248, decreto legge 24 gennaio 2012, convertito con legge 24 marzo 2012 numero 27, articolo 44, legge regionale 11 agosto 2017 numero 10, propone, per i motivi esposti in narrativa che si intendono riportati, richiamare e confermare alla luce delle esplicate valutazioni di cui in premessa e dei dati statistici di riferimento il contenuto della proposta deliberativa protocollo ARG 164-88-72 del 3 dicembre 2019, avente ad oggetto revisione del numero di farmacie del Comune di Palermo per il piano 2018, poi approvata in Consiglio Comunale con deliberazione di Consiglio numero 5 del 21 gennaio 2020, e per l'effetto confermare la legittimità istituzionale a quella data di due nuove sedi farmaceutiche nella zona già individuate. Di ridurre oggi, nell'ambito di revisione biennale, la pianta organica delle farmacie del Comune di Palermo
nell'anno 2020 numero 200 sedi farmaceutiche per la diminuzione della popolazione residente con la soppressione della sede farmaceutica in atto non assegnata né oggetto di interpello ubicata nel quartiere Ananella, secondo l'individuazione operata con la delibera di Consiglio Comunale numero 5 2020. Da incaricare il Servizio Igiene e Sanità, Farmacie e Mercati Generali, l'Ufficio Statistica e il Servizio Urbanistica di predisporre entro mesi 4 una cartografia aggiornata delle farmacie esistenti nel territorio comunale, procedendo quindi ad uno studio finalizzato a rendere omogenei i criteri di determinazione delle sedi farmaceutiche e a verificare la corrispondenza tendenziale delle medesime alla densità demografica della popolazione, al fine di realizzare eventualmente un piano di ricollocazione delle farmacie che garantisca l'omogeneità territoriale del servizio farmaceutico nel comune di Palermo. Da incaricare i medesimi uffici di istituire un tavolo tecnico con l'ASP Dipartimento Farmaceutico e l'Ordine Professionale dei Farmacisti al fine di meglio analizzare con tali istituzioni le esigenze del servizio e della categoria, pervenendo possibilmente nel rispetto dei ruoli e delle prerogative di ciascuno ad una soluzione quanto più possibile condivisa da sottoporre entro il 2021 al Consiglio Comunale. Si attesta che l'atto non è suscettibile di avere refluenze anche future sul bilancio comunale. Occorre altresì l'abbreviazione dei termini per l'esame di commissioni consiliari ai sensi dell'articolo 60 del regolamento del Consiglio Comunale e dell'articolo 10 dello Statuto Comunale. Il capo area sviluppo economico, letta la superiore proposta e relativi contenuti, oppone il proprio visto per la condivisione del suddetto parere tecnico. Questo è il dottore Galatioto. L'assessore, letta la superiore proposta, ritenuta la stessa, reitera che la stessa rientra tra gli obiettivi programmati dell'ente, ne propone l'adozione da parte del Consiglio Comunale. L'assessore Leopoldo Pianpiano, il dirigente responsabile di ragioneria, esprime in merito, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12 della legge regionale 32.000, parere favorevole o contrario in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto. Dottore Basile, quindi la proposta l'abbiamo letta tutta. Questo, diciamo, è l'estratto di quello che avevamo già letto in sintesi. Questa è la dirigente, la dottoressa Pennisi. Richiamare e confermare alla luce delle esplicate valutazioni di cui in premessa e dei statistici di riferimento il contenuto della proposta deliberativa avente ad oggetto revisione numero farmacie del comune di Palermo. Giuseppe, fermiamoci qua, fermiamoci qua. Appuntatelo. E quindi devo rileggere, diciamo, l'estratto della delibera firmata dalla dottoressa Pennisi. Sì, va bene, teniamo appuntato questo. La consigliera Russo è entrata il 21. Sì, la diamo al verbale, facciamo il verbale. Sì. Aspetta che io esco un attimino. Segnato. Cosa? È 27, quindi tu 27. Scusa, ma perfetto, l'ho sbagliato io. Aspetta che me lo segno io. Russa, 11 e 27. Ho sbagliato io. Ok, allora, io tolgo lo schermo. Sì, così lo diamo a Liliana. Allora. Ok, vai Liliana. Ok, allora lo vedete? Sì, sì, lo vediamo. Verbale numero 62, è giusto Giuseppe il numero, perché l'ultimo verbale l'hai fatto tu, venerdì.
Non mi sente. Vabbè, Giuseppe, vabbè, no, perché sennò non possiamo. Lo sto controllando. Intanto ma... è il giro che io lo vado a controllare. Infatti, perfetto. Allora, un attimo, che cancello questo. Allora, 62 del 6 aprile, approdato in data 6 aprile. Ora perfetto. Perfetto, 62. Ora inizio seduta 11:12. 11:13 il consigliere Volante, 11:12 Arcoleo, Figuccia e Susinna, 11:27 Russa. Perfetto. Il segretario preliminarmente chiede consigliere, insomma, il solito preambolo. Il segretario procede a dare il via alla registrazione della seduta. Il presidente Arcoleo pone all'UDT di procedere alla lettura della proposta di cui il punto 24, revisione biennale della pianta organica delle farmacie del comune di Palermo anno 2020. Con parere richiesto con motivi di urgenza il 23/3/2021. Il segretario supplente, signor Parisi, dà lettura della proposta di qua. Fino al punto. Ho letto tutto, diciamo, la proposta narrativa della delibera. Ho letto la parte tutta narrativa. Ok. Ok, segretario, quindi perfetto. Specie di tutta la parte narrativa per il contenuto integrale del verbale di quello di una seduta, in dettaglio per tutte le singole dichiarazioni, si rinvia alla videoregistrazione della seduta odierna. Il presidente pone all'ODG la lettura, approvazione e sottoscrizione al presente verbale contestualmente alla seduta. Favorevole. Anche io. Susinno. Susinno e Volante. Figuccia. Volante è presente, a prova, va benissimo. Va bene. Figuccia. Sì. Approvo anch'io. Grazie. Anch'io approvo, grazie. Favorevole, grazie. Perfetto. Presidente, allora, chiudiamo, a che ora vi allontanate? Siamo ai 43. No, vabbè, Liliana 45. Con quel computer è molto più 45, lento. 45, allora. Sì. 45. Ok, riuscite tutti a fermarvi fino alle 11:45? Tutti sì. Presenti? Yes. Se è possibile io vorrei uscire. Puoi uscire. 11:40. 11:40 esce il collegamento. Quindi gli altri tutti ti aspettano. Arrivederci. Arrivederci. No, aspetta. Devi confermare la firma. Ok, perfetto. Intanto. Vabbè, succede. C'è il vostro telefono. Successo.
io ho firmato una domanda per avevamo le audizioni programmate come erano combinate? Ce n'è, se io non ricordo male, una giorno 9. Giorno 9 con chi era? Io questo sinceramente vabbè, domani lo riepiloghiamo eventualmente così. Sì, perché io devo capire con chi. Sì, sì, perché vabbè, c'era l'aveva presa sicuramente Giuliano. Così vabbè, domani a inizio della seduta riepiloghiamo il tutto. Sì, beh, ora io gli mando un messaggio a Giuliano e mi faccio dire l'audizione di Giorgio, perché io penso che è solo venerdì. Non no, facciamo no, che il vice sindaco. No? Cosa? Dicevo anche dalla porta che possiamo riuscire a... Sì, vabbè, ora vediamo, perché assolutamente non me lo ricordo. Non so se c'era il vice sindaco. Allora, io ricordo il giorno 12, quella con il vice sindaco, il segretario generale, eccetera. Il ma quel giorno 9, sì, non me lo ricordo. Vabbè, allora, ora, domani facciamo il punto, va bene. Abbiamo intanto perfetto, il verbale. Okay. Questo è il verbale di oggi, lo vedete? Sì, 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 perfetto, firmate tutto, perfetto. Poi sono il 45, quindi siamo in perfetto. Perfetto, allora chiudiamo la seduta, ci vediamo domani, facciamo il punto. Sempre alle 11, giusto? Sì, a 10-11, naturalmente non c'è consiglio, mi pare. No, non, mi pare non c'è convocazione, no, assolutamente. Va bene, arrivederci. A domani, arrivederci. Domani. Arrivederci. Arrivederci. Ok. La registrazione. Ah, sì, giusto. Vabbè, però hai fatto giusto perché hai fatto...